Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qua per farvi vedere appunto un pochino com'è andata la mia esperienza con il rinofiller e il filler. Per chi non mi conoscesse, piacere a tutti, io sono Carlotta, questo è il mio canale dove mi occupo principalmente di fitness, beauty, un po' lifestyle, un po' quello che mi capita, quello che mi succede, le mie esperienze. Mi piace molto condividere e parlare con voi. Una settimana fa circa mi sono sottoposta a un rinofiller e filler. Per tutti quelli che non sono d'accordo con la chirurgia estetica o con la medicina estetica, è inutile che guardate questo video, è inutile che mi scrivete gli insulti o mi dite che non avevo bisogno, che stavo meglio prima, che ero bella naturale, perché tanto ormai l'ho fatto e l'ho fatto consapevolmente, quindi grazie mille, ma decido io per me. Partiamo subito. Com'era la mia situazione prima? Allora, c'è chi potrà dire che io non ne avevo assolutamente bisogno, ma mi avete sempre visto frontale, non mi avete mai visto di lato per questo motivo qua. Io non ho mai avuto grandi problemi col mio naso, sono molto sincera, è stato più che altro una cosa che ho fatto per sfizio, non mi vergognavo assolutamente del mio naso, non era una cosa che mi creava disagio, nulla di nulla, ma l'anno scorso, trovandomi a che fare con persone con il naso rifatto, mi sono accorta di quanto la mia gobba fosse pronunciata. Non ci avevo mai fatto caso, in realtà, proprio mai. L'anno scorso mi è venuta questa cosa, che era un tarlino alla fine. Quindi, appena ho trovato l'occasione, ho fatto il rinofiller. La mia idea principale era soltanto quella di fare il rinofiller, andare a riempire la gobba. E basta, insomma, cioè non ci sono idee di rinoplastica. Qualcuno mi ha scritto: ma se avessi fatto una rinoplastica? Non era la mia idea, nel senso volevo soltanto vedere, perché come sapete il rinofiller viene assorbito dopo un po' dal vostro corpo, quindi è una cosa che era per vedere, insomma, come sarei stata, come potevo stare. Quindi cosa ho fatto? Mi sono recata presso lo studio medico e dentistico Marenco in via Osasco 42. E se mi state guardando, ciao, ma non credo. Comunque, mi sono recata lì. E ho effettuato appunto il rinofiller. Quando sono arrivata lì mi hanno fatto firmare dei questionari, ovviamente, per sapere le mie allergie, per sapere se avevo malattie strane, se comunque per sapere se fumassi, se facessi uso di alcolici, comunque ti fanno una serie di domande. Una volta fatto il test, vanno a mettere una crema preparatoria che praticamente va a inibire la zona, è una crema anestetica che, lasciata un po' di tempo, va appunto ad addormentare la parte. Non vi fanno un'anestesia localizzata, insomma, non è che vi fanno una cosa medica alla fine, quindi insomma, serve soltanto un po' per attutire il male. Poi cosa fanno? Trascorsi una decina, un quarto d'ora, vi fanno passare ovviamente quando è il vostro turno, e il filler che utilizzano per il naso è un filler più duro. Cosa significa un filler più duro? Si chiama strong perché appunto deve mantenere comunque sulla punta e riempire la gobba. Come potete vedere adesso, se mi giro, la mia punta è sollevata, ma tanto qua vi metterò il prima e il dopo. Comunque, cosa siamo andati a fare? Siamo andati a riempire appunto la gobba e alzare la punta. Mi è stato messo molto più prodotto sulla punta perché la mia punta non si alzava. Infatti, è stata l'unica parte non dolente, diciamo, non dolorosa, perché cioè un pochino mi faceva male se schiacciassi. Ma non, nessuno penso vada in giro a schiacciarsi il naso. Comunque, dolore dell'intervento, dolore del rinofiller minimo. Non ho sentito niente su tutto il naso, tranne la punta che ho sentito l'ago. Io ho tenuto tutto il tempo gli occhi chiusi perché ho molta paura degli aghi, anche se ho piercing alla lingua, sì, ho molta paura degli aghi. E quindi ho tenuto gli occhi chiusi. Cosa è successo dopo? Dopo aver fatto il rinofiller, è entrata una beauty consultant che c'è lì e mi ha detto: però tu quando ridi tendi a mostrare molto più da una parte i denti e molto meno dall'altra, soprattutto adesso che abbiamo alzato la punta, quando ridi il tuo labbro si sottiglia troppo e non si vede. È un peccato perché avendo i denti molto grandi va proprio a scomparire. Quindi abbiamo fatto il filler labbra. Il filler labbra è un filler completamente diverso, è un filler morbido perché non deve rimanere duro assolutamente ed è un filler più appunto morbido. Abbiamo fatto il filler labbra come stesso metodica, abbiamo messo la crema anestetizzante che ho tenuto poco per, in realtà perché avevamo poco tempo, il filler dura 10 minuti, ci abbiamo messo forse un pochino di più per il naso perché era un po' più complicato, però sulle labbra dura 10 minuti, però abbiamo aspettato che si addormentasse perché il dottore ovviamente aveva altri pazienti e io ero in più in quel momento perché dovevo fare solo il rinofiller. Comunque, mette la crema anestetizzante, aspetta un pochino e andiamo col sopra. Dolore labbra abbastanza, il sopra l'ho sentito, soprattutto in questi due punti che sono i punti dove poi mi sono venuti i lividi. Io, intanto, qua vi lascio tutte le foto dei giorni.
e un dolore abbastanza alto anche, direi un 7 su 10 su un dolore normale. Sotto non ho sentito praticamente niente. Quindi siamo andati a gestire le proporzioni e adesso ho tutto proporzionato. Molte domande come quanto costa? Allora, il rhino filler costa un po' di più del filler labbra. Io non vi dico, cioè, vi posso dire così indicativamente, ma poi dipende da quanto ve ne vanno a mettere, dipende da un sacco di fattori, dal tipo di gobba che avete. Il rhino filler costa tra i 300 e i 350, mentre il filler labbra dai 200 ai 250, circa dove sono andata io. Ma se volete un preventivo molto più accurato, chiamate oppure andate a fare una visita perché sicuramente vi sanno dire meglio loro. Altre domande? Male, l'ho già detto, naso no. Post. Il post, ovviamente sarete gonfi per 2 giorni. Io non credevo in realtà perché quando sono arrivata in sala d'aspetto c'era una ragazza che l'aveva appena fatte e non aveva assolutamente niente. Cioè, non l'ho visto, cioè, non mi sembravano neanche appena iniettate di filler in realtà, ma a quanto pare era un po' che lo facesse. Vabbè, io sono rimasta gonfia 2 giorni, gonfia proprio che sembravo Alba Parietti un pochino, e poi hanno iniziato a venirmi i lividini qua e poi qua sopra. Il naso non ho avuto lividi, ma ho avuto la punta un po' indolenzita, ecco non dolente, indolenzita per un pochino, il resto no. Adesso il mio profilo è questo. Perché sulla foto che vi metterò qua ovviamente lo vedrete ancora un pochino gonfio, infatti la bocca era un pochino a paperina ma perché doveva ancora sgonfiarsi. Comunque questo appunto è il mio profilo, mi avvicino di qua e di qua. Come vedete la gobba è minimizzata e la punta è all'insù, mi piace moltissimo questa parte qua. E niente, io sono rimasta molto molto contenta, lo consiglierei assolutamente sì. Se non avete 10.000 euro da spendere per fare una rinoplastica, provate con il rhino filler. Durata, ecco importante, labbra durano meno del naso, il naso dura più o meno 9 mesi, un anno. Ho sentito anche ragazze che lo fanno ogni 2 anni, ma speriamo, guardate. E la bocca invece più o meno 6 mesi, anche quello, un annetto per essere assorbito del tutto. Ci tengo a dire che l'acido ialuronico ovviamente è un prodotto di alta qualità, quello che mi hanno inserito, quello che dovevamo inserire, a meno che non andate da un cane, ma non credo. E fate attenzione a dove vi affidate, io vi posso consigliare appunto questa perché è l'unica clinica dove sono andata io a Torino. E nulla, se avete qualsiasi domande fatemele qua sotto, io rispondo a tutti nei commenti. Spero di aver esaustito, di aver detto bene tutto quello che volevate sapere, io vi mando un grosso bacio, vi lascio qua sotto tutti i link dove seguirmi, Instagram, TikTok, Vinted, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao, grazie per avermi seguito.